Quest'anno c'è molto più rammarico rispetto all'anno scorso, anche perché l'anno scorso sono successe un po' di vicende tra cambio di allenatore, Covid, tutto è stata una combinazione di fattori, poi andare a Catanzaro. Diciamo che quest'anno era alla nostra portata sia il primo passaggio, ma comunque anche le altre partite, perché andando a vedere il calendario dei playoff, noi con quelle squadre abbiamo sempre fatto la partita, in molte occasioni abbiamo sempre fatto il risultato, quindi direi che quest'anno il rammarico è molto maggiore rispetto all'anno scorso sicuramente. Una domanda che nemmeno io posso darti una risposta perché non lo so, non si sa assolutamente nulla. Ritengo che sia anche un po' presto perché comunque siamo al 12 di maggio, ci sono ancora tutti i playoffs in corso, abbiamo finito prestissimo, quindi penso che questo discorso si possa fare magari tra un paio di settimane, se non tre, quindi non ti saprei rispondere a questa domanda. Non mi espongo molto anche perché non ho neanche rassicurazioni da nessuna parte, quindi non saprei neanche rispondere, come ho detto prima. I saluti, no, i soliti saluti di fine anno, ovviamente uscendo alla prima dei playoff, come abbiamo detto prima, il rammarico è molto, molto forte. Il presidente ha fatto un bel discorso. Comunque ha fatto un riassunto abbastanza positivo de dell'annata. L'unica cosa è che anche quest'anno purtroppo ai playoff siamo usciti subito e basta. Rimane molto, c'è molto rammarico, come ho detto prima, perché quest'anno secondo me avevamo ottime possibilità di andare avanti. Purtroppo, evidentemente, non siamo stati all'altezza della situazione. Qualcosina sì, è arrivata. L'unica cosa è che, come sapete bene, nel calcio magari ti dico una cosa e già il giorno dopo è già completamente diversa. Quindi, da questo punto di vista, qualche sollecitazione sicuramente c'è stata. Poi di concreto nulla, anche perché è abbastanza, come detto prima, abbastanza presto per avere qualcosa di concreto sia qui a Teramo che anche da altre parti. Quindi è un po' strana la situazione, strana. Alla fine è la vita del calciatore che quando si ha scadenza puoi trovare squadra dopo una settimana, come puoi trovare l'ultimo giorno di mercato. E anche finché non c'è qualcosa di concreto tra le mani, non sai mai se può andare in porto o meno la cosa.